Asus ROG GR8, PC gaming, o meglio, mini PC game di Asus, che ci ha inviato insieme al tappetino, al mouse e al monitor. L'Asus ROG GR8 è un PC gaming compatto e dalle incredibili prestazioni, che ci è stato inviato insieme al monitor, anche il Asus ROG PG278Q, un monitor da 27 pollici QHD. Andiamo con ordine e andiamo ad analizzare tutti gli elementi che ci sono stati inviati. Il PC, mini PC, che andiamo a vedere tra poco. Qui vedete il tappetino del mouse, anch'esso Asus ROG, con il logo Republic of Game, una trama particolare sviluppata il tappetino con gamer professionisti. Nella parte inferiore è termosaldato con una nuova tecnica che unisce tessuto e silicone. Nella parte inferiore abbiamo il silicone che è molto poroso e quindi aderisce in maniera efficace a qualunque superficie. Nella parte superiore invece abbiamo la perfetta superficie per la gestione del mouse. Come vedete, guardate, ci scivola in maniera proprio eccezionale. Mouse Asus ROG Sika con rotellina centrale, consente anche il tap. Ambidestro, quindi se siete destrorsi o sinistrorsi non c'è alcun tipo di problema. Abbiamo una forma appunto che consente l'utilizzo per qualunque tipo di mano, destra o sinistra. Cavo molto 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 lungo, quindi consente di potervi sistemare in qualunque posizione. Ma andiamo al piatto forte di oggi, cioè l'Asus ROG GR8. Per la precisione è la versione R040R, perché sono come sempre diverse versioni. Si può posizionare sia in verticale, con le prese d'aria in alto, che in orizzontale, in questo modo. Abbiamo un dispositivo che ha delle dimensioni molto contenute. Infatti le dimensioni sono di 238x245 per un'altezza di 60 mm, tutti espressi in millimetri, e un peso di 1284 grammi. Diciamo, è abbastanza leggero per essere un mini PC. In realtà definirlo mini PC, poi vedremo tra breve, è davvero, non è molto lusinghiero per questo dispositivo che ha una potenza incredibile. Comunque, nonostante sia comunque molto compatto e maneggevole, è dotato di tutte le porte necessarie all'utilizzo del mini PC, collegamenti vari, eccetera, anzi, forse anche qualcuno in più. Tra le porte, vabbè, ovviamente abbiamo il tasto di accensione qui nella parte anteriore, che è illuminato, si illumina con LED rosso. Abbiamo un ingresso per le cuffie, microfono, due porte USB. In questo caso sono due porte USB 2.0 che fungono anche hanno la funzione di ricarica. Quindi se mettete un cellulare, un tablet o qualsiasi altro dispositivo che ha una porta USB, insomma, lo ricarica. Qui di lato, lato sinistro o parte superiore a seconda di come viene disposto, abbiamo i fori per la reazione, le slot per la reazione, il sistema di reazione. Nella parte posteriore abbiamo ancora una porta per microfono e per le cuffie. Sono tre audio, tre jack audio, come vedete. Poi abbiamo la porta optical SPDIF out, l'HDMI, la porta DisplayPort 1.2 per il collegamento con il monitor Ethernet, quattro porte USB, in questo caso sono 3.0. Abbiamo poi la porta per lo spinotto per la corrente, per l'alimentazione, e poi il classico Kensington Lock per bloccare il PC al tavolo o alla scrivania. Classico logo ROG di Asus ROG sia nella parte inferiore che nella parte superiore del dispositivo. Parliamo adesso di potenza, caratteristiche hardware e software. Da questo punto di vista, naturalmente, dimostra poi tutta la sua potenza. Abbiamo quindi un processore Intel Core i7 4510U, è un dual core con un clock a 2 GHz, con tecnologia Haswell a 22 nanometri, 8 GB di RAM, 1 TB di memoria interna,
Per la precisione si tratta di un hard disk da 931 GB Hitachi SATA, con in più si hanno anche 7200 giri per minuto, in più si hanno anche 100 GB di in cloud con Asus Web Storage. La GPU è un Intel HD Graphics Family, accoppiata poi con insieme alla Nvidia GeForce GTX 750 Ti con 2 GB dedicati di RAM dedicati solo alla scheda grafica. Il tutto è, si può utilizzare poi con il monitor per avere proprio il massimo, il top del top in prestazioni e utilizzo, si può utilizzare con il monitor ROG PG278Q che ha una risoluzione di 2560x1440 pixel a 60 Hz. In realtà si può anche utilizzare una frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz. Il sistema operativo naturalmente è Windows 8.1 a 64 bit, aggiornabile a Windows 10. Una caratteristica molto interessante dell'Asus ROG GR8 è che si può accedere facilmente tramite la rimozione di un pannello alla RAM. Basta far scorrere con il mini PC rivolto verso l'alto, diciamo, disposto orizzontalmente, si fa scorrere il pannello anteriore, cioè il pannello superiore, verso uno swipe, diciamo, uno scorrimento verso la parte posteriore. Come vedete è molto facile accedere quindi alla parte dove è presente l'hard disk, che può essere sostituito con un SSD. E in modo analogo è anche molto semplice accedere, basta sollevare questo coperchietto, semplicemente messo a pressione, come vedete si riesce ad accedere in modo semplicissimo ai due banchi di RAM e a sostituirli, quindi gli 8 GB di RAM, infatti, come vedete, davvero molto semplice sostituire e reinserire la RAM, se riesco. Dicevo, per poter sostituire la RAM, infatti, è possibile la compatibilità fino alla scheda madre fino a 8 GB di RAM, quindi 16 GB di RAM, scusate, quindi è possibile anche effettuare queste sostituzioni. Questo consente quindi di avere non solo la possibilità di aggiornare il mini PC e quindi allungargli la vita e donargli prestazioni ancora più elevate, consentendo quindi di avere, diciamo, tra virgolette, un risparmio di economico, perché ovviamente il prezzo, che si dovrebbe aggirare intorno ai 930-950 euro, comunque è abbastanza elevato. Ovviamente si tratta di Asus ROG, quindi comunque i prezzi sono più elevati, come sappiamo, proprio per caratteristiche elevatissime. Quindi RAM e hard disk si possono modificare e la RAM si può aumentare fino a 16 GB. L'interfaccia software è la classica Windows, con in più un programma GameFist terzo che consente di convogliare tutta la potenza dei giochi quando si utilizzano e di distribuirla secondo le nostre esigenze nel normale utilizzo quotidiano. Una caratteristica fondamentale di qualunque PC, grande o piccolo che sia, è la sua rumorosità, o se vogliamo la sua silenziosità, e anche la temperatura di esercizio. E in questo devo dire che Asus è veramente la numero uno. Nel caso particolare del mini PC, in generale con tutti i dispositivi, ma nel caso particolare del mini PC ROG GR8, è talmente silenzioso che si dimentica di averlo in funzione, anche quando si aspetta da non trascurare quando si utilizza per diverse ore. Analogo discorso vale anche per la temperatura. Il mini PC può essere posizionato in orizzontale o in verticale, in entrambi i casi la dispersione del calore è sempre ottimale. La ventola di raffreddamento riesce a mantenere la temperatura d'esercizio sempre intorno ai 40-45 gradi, senza mai arrivare a temperature esagerate, nonostante comunque quella ambientale sia di sopra dei 30 gradi, visto il periodo in cui ci troviamo. Arriviamo a parlare poi del comportamento con i giochi, come si può comportare con i giochi, ovviamente alla grande. Il mini PC, anche se è strano chiamarlo così, è ispirato alle console nella forma e nel peso, ma quando si gioca tutto prende una prospettiva differente, soprattutto quando lo si fa su un monitor da 27 pollici QHD come il PG278Q.
Per testare il mini PC ho utilizzato Assassin's Creed 4 Black Flag. Per giocare tramite PC ad Assassin's Creed si può utilizzare sia la tastiera che non è in dotazione quando si va ad acquistare il mini PC, sia un pad. Io ho utilizzato un pad della PS4 che ho dovuto inizialmente calibrare. Devo dire che dopo una prima incertezza iniziale dovuta alla calibrazione del pad, giocare è stato fantastico. Nessun tipo di problema, perdita di frame, blocchi o qualunque altra cosa possa succedere quando il gioco che utilizziamo è troppo pesante per la macchina su cui lo stiamo facendo girare. Nonostante sia un gioco, una mini PC, un PC insomma, destinato al gioco nudo e crudo, puro e crudo, in realtà poi ovviamente si può utilizzare anche come PC normale, tra virgolette. Visto il prezzo elevato, questo è un aspetto che comunque penso che non vada trascurato. La navigazione su internet, la gestione delle cartelle, dei file, dei pacchetti Office, eccetera, sono perfettamente gestibili, utilizzabili e ancora una volta il monitor ha avuto il suo peso anche in questo. La cosa che più mi è piaciuta dell'Asus ROG GR8 R040R è la sua grande versatilità. Ovviamente non si può passare la vita a giocare, anche se forse qualcuno ci prova. E nonostante la sua spiccata innata propensione al gioco, il mini PC può essere utilizzato come PC per tutta la famiglia. Il monitor, come detto, ha una diagonale da 27 pollici QHD, è opaco ed ergonomico, con rotazione assiale e movimento di inclinazione regolabile. Il primo monitor al mondo creato per il gaming con G-Sync e frequenza di aggiornamento delle immagini a 144 Hz. Il G-Sync è una tecnologia di Nvidia che consente di sincronizzare la frequenza di aggiornamento del display con quella della GPU del PC, in modo che non si hanno ritardi nella risposta e l'esperienza è la più fluida e veloce possibile. Il collegamento avviene tramite il cavo in dotazione, il DisplayPort 1.2, e per ogni evenienza è anche dotato di due porte USB, stiamo parlando sempre del monitor. Naturalmente la gestione del ROG GR8 non è possibile senza un mouse e una tastiera. Il mouse Sika è un mouse ambidestro, compatto, progettato con il contributo di giocatori professionisti con alta resistenza ai click, esclusiva interfaccia ROG Armory per una facile personalizzazione di tasti, prestazione e impostazioni dell'illuminazione. Dotato di 5000 dpi, 130 fps, accelerazione 30G e 1000 Hz di frequenza polling USB per un rapido e preciso rilevamento dei pixel. È dotato di un cavo di lunghezza adeguata ed è perfetto nello scivolare sul tappetino whetstone in silicone tessuto con lato inferiore antiscivolo che garantisce una perfetta aderenza su qualunque superficie. Il mousepad ROG Whetstone non è un tappetino come gli altri, ha anche questo un costo abbastanza elevato. È dotato di una trama di ispirazione Maya ed è realizzato con un materiale ibrido in silicone e tessuto che offre precisione e leggerezza. ROG Whetstone è termosaldato, questo garantisce una maggiore durata e una finitura di qualità. È impermeabile e lavabile ed è più grande dei normali tappetini per mouse con una dimensione di 320x270 mm. Asus ROG indica prodotti di altissima qualità e dà le elevate prestazioni, sempre. Il mini PC, il monitor e il mouse che abbiamo avuto modo di provare ne sono un fulgido esempio. Caratteristiche al top sono sinonimo di prezzi al top e anche in questo i prodotti provati ne sono un esempio. Ma, come si dice, la qualità si paga e chi vuole entrare a far parte della Republic of Gamers, questo lo sa e lo deve mettere in conto, e lo mette in conto ovviamente. Come ho già detto, definire ROG GR8 un mini PC è molto riduttivo, è un PC a tutti gli effetti, e se riuscite a non giocarci solo, è anche un ottimo sostituto degli ingombranti PC desktop che abbiamo in casa. Unito poi al monitor PG278Q è il massimo, è il top del top. Utilizzare un PC con un display da 27 pollici, poi, è un'esperienza da fare prima o poi nella vita, ve lo consiglio. Dopo qualunque altro PC vi sembrerà piccolo, praticamente un giocattolo. Con questo è tutto, un saluto a tutti i lettori di TechnoAndroid.it, come al solito se il video vi è piaciuto mettete un mi piace, condividete e ciao!